Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Allora, siamo qua a casa nuova, se sentite dei rumori è lei che sta facendo la pappa. E come vedete inizia già a farsi buio perché sono intorno più o meno le 5 e mezza. Volevo darvi un piccolo aggiornamento su come procedono i lavori. Allora, intanto stavo dando qui una bella pulita alla cucina. Per quanto riguarda i fornelli invece, adesso si vede un po' poco, ma comunque non funzionano e per cui niente, questi verranno cambiati. E quindi niente, per ora qua lasciamo stare e intanto sto continuando appunto a dare una bella pulita qua. Poi altro aggiornamento, intanto abbiamo tolto il mobile che c'era lì, se vi ricordate, così poi possiamo portare il nostro comà. E come vi dicevo, qua invece faremo tutta la parete della TV nostra. Poi i divani, uno andrà nel mio studio, l'altro invece giù in taverna, e qua metteremo il nostro divano. E nel frattempo altro lavoro fatto è in camera, infatti se sentite rumore è Filippo perché praticamente abbiamo tolto qua il comò che c'era qua, l'abbiamo già portato di sotto, e qua stiamo smontando il letto. Stiamo smontando tutto quanto il letto, così lo togliamo e facciamo spazio appunto poi al nostro. Invece l'armadio resterà questo, adesso lo dobbiamo solo organizzare, ma resterà questo. Qua appunto sta facendo già notte, però si sono allungate tantissimo le giornate, adoro, perché sono quasi le 6 e ancora è giorno, fantastico. Ah, tra l'altro non vi ho fatto vedere una cosa, qua intanto appunto andiamo avanti, anzi sta andando avanti. Abbiamo messo in funzione il camino, adesso vabbè è al minimo della velocità, arriva un calduccio da qua, mamma mia che bello. E quindi cosa stai ficcando il naso tu, monellina? Dove stai mettendo il naso? E dicevo, arriva un calduccio da qua, mamma mia che bello, anche perché fa abbastanza freddo, perché ancora dobbiamo fare insomma la revisione alla caldaia eccetera, per cui ci stiamo scaldando con questo ed è una meraviglia. E niente, diciamo che quindi io vado avanti a pulire la cucina. Quindi intanto ho fatto tutta questa parte di qua, adesso do una bella lavata al lavello e tutto quanto, insomma andiamo avanti. Allora, un'altra cosa che abbiamo fatto è praticamente pulire da cima a fondo, cioè proprio super super a fondo, che ne aveva proprio bisogno questa credenza che prima era là, nell'home tour l'avete vista di lì. Adesso invece quello è il mobile che c'era di sopra della TV, che poi sistemeremo successivamente, cioè nel senso posizioneremo successivamente. Questa l'abbiamo pulita tutto a fondo ieri, l'ho lasciata aperta a farla riaggiare per bene, e poi ho già iniziato a svuotare tutto il mio ripostiglio, cioè metà ripostiglio, e quindi adesso questa sarà la sezione, come vi dicevo, ripostiglio. Le tende poi le cambierò, per il momento ci sono queste, ma queste sono anche un po' rovinate, quindi poi le cambierò. E però la cosa che mi piace è che appunto poi si chiude e quindi rimane tutto bello nascosto, e poi ovviamente organizzerò anche di qua anche quest'angolo. Però intanto ecco, volevo fare una sezione dedicata ai detersivi eccetera eccetera, probabilmente nei cassetti metterò spugnette, prodotti insomma così, e poi la parte in alto invece magari la scorta di cibo, lo scatolame, queste cose qua che prendo sempre qualcosina in più. E poi come vi dicevo appunto, tanto poi ci sarà anche tutto quello spazio lì, e poi c'è anche un sottoscala di là volendo. Quindi niente, adesso di sopra ho finito a pulire, quindi intanto inizio a sistemare queste cose qua. Poi questo qua appunto è ancora da pulire, ci devo ancora mettere mano, intanto sei venuta giù te, amore mio. E niente, poi anche questo appunto è tutto da sistemare, da sfruttare, però lo devo ancora pulire. E poi abbiamo portato giù, qua c'è un casino perché appunto abbiamo iniziato a portare le nostre cose. Questo qui è il comò che c'era in camera, e anche questo credo che lo lascerò qua, adesso pensavo tipo divano e comò, adesso vediamo un attimino, ovviamente più spostato perché qua c'è la porta. E anche questo è tutto da pulire, qua c'è tutta roba da buttare, e niente, appunto qua c'è ancora tutto cose che devo sistemare, che abbiamo portato. E poi volendoci appunto questo sottoscala qua, anche da utilizzare come altro ripostiglio, per cui magari metteremo delle scaffalature, adesso vediamo un po'. E niente, quindi vado a sistemare di là. Allora, angolino ripostiglio finito, si vedete, questa mi piace come cosa che resta adesso, a parte queste che sono un po' tutte rovinate sotto così, ma resta comunque tutto un po' più nascosto. E ho finito di sistemare un po', praticamente vabbè ancora è un po' così, ti vedo amore, no è sporco, Kiki fammelo pulire prima, dai, ti ho visto che volevi salire. Allora intanto qua ho appoggiato un po' di cose così,
Tanto ci riprova, eh? No, è sporco. Non si può, amore. Fammelo pulire prima. E finché non lo pulisco non si può. Ok? Sì, le abbiamo appoggiate intanto il letto, poi lo dobbiamo sistemare. Allora, dicevo, qua intanto ho appoggiato un po' di cose che poi appunto dovrò sistemare. Qua ci sono tipo anche le decorazioni, quelle stagionali, e, insomma, il mobilettino, quello là, lo scaffalino sciabbi. Vabbè, tornando a noi, intanto ho sistemato così. Quindi ho messo qua tutti quanti i detersivi, che in realtà sono una parte di quelli che ho, ce ne ho ancora qualcuno lì a casa, ma mi servirà per le pulizie. E ho cercato intanto di dividerli per tipologia, tipo li ho messo gli anticalcare, qua per vetri, qua sono tutti i profumatori per spolverare, tutti i sgrassatori, vabbè lì c'è anche quello per il frigo, là ci sono per il WC, per il bagno. Insomma, un po' misti qua tutti i pavimenti. Insomma, ho cercato di raggrupparli per tipologie. Poi, ovviamente, sicuro ci dovrò rimettere mano, però. Poi, qua, vabbè, ho iniziato a mettere gli strofinacci e spugnette. Voglio mettere, cioè, no, strofinacci, questi sono per il pavimento, e spugnette, quelli nuovi di scorta. Qua, tutte le cremine della Lidl. Qua, ho messo le Obols, che per chi non lo sapesse, sono quelle sfere. Per fare i lavaggi in lavatrice praticamente senza detersivo, intanto le ho messe lì. Poi qua ho iniziato a mettere tutti i profumatori per la lavatrice e qui sotto ancora è vuoto e basta. Ah, poi qui ho appoggiato un attimo questo qui della Folletto e queste cose per il bucato, che però non andranno qui. Le cose per il bucato andranno nella zona lavanderia, o meglio, metterò il mobile quello sopra la lavatrice con tutti i detersivi per appunto la lavatrice. E quindi niente, intanto è così. Poi, come vi dicevo, là voglio mettere le cose alimentari. Magari le decorazioni stagionali le metterò nelle zone in alto, adesso vediamo. Però intanto questo è fatto, quindi richiudiamo la tendina. Ok, fatto. Bene, e qui è fatto. Anzi, adesso mi sta tanto che iniziamo ad avviarci. Ma sei un po' monellina oggi. È inutile che guardi il divano. È sporco, amore. Te lo pulisco presto così ci puoi andare, dai. Ecco, ci grattiamo un attimo i piedini. Tu sei bella, ma tu non ti mangio. E niente, insomma, visto che si è fatta una certa, probabilmente inizieremo ad avviarci perché è già quasi ora di cena, cioè sono, mi sa, alle 7:30, qualcosa del genere. Andiamo, signorina. Ok, andiamo a finire qualcosa su e poi andiamo. Buongiorno, oggi in realtà è un nuovo giorno, è il giorno successivo a quello che avete visto fino a 2 minuti fa, fino a mezzo secondo fa. E siamo tornati qua a casa nuova, tralasciando io, vabbè, come vedete i miei occhi parlano da soli, a parte il fatto che sono struccata, la stanchezza si inizia a far sentire, ma teniamo duro. E quindi niente, adesso andiamo avanti oggi con gli altri lavori da fare. Tra l'altro oggi il tempo, a parte Safi che sta annusando, il tempo è poco, sì, il sole va e viene, insomma non è un granché, ma tanto noi dobbiamo fare là in casa, quindi guarda come si è incastrata, amore! Amore, ma che hai fatto? Ti ha rapito la siepe? Mannaggio! Ah, mannaggio! Ecco, poi lì pure quella pianta sarà da dare una sistematina, togliere quelle foglie secche. Vabbè, ovviamente non è un problema di adesso. Pensiamo ad adesso e quindi andiamo. Nel frattempo abbiamo acceso il camino, così si scalda un pochettino perché qua, come vi dicevo, fa freddo. Vi faccio vedere di qua l'aggiornamento. Abbiamo liberato completamente la camera. Non mi ricordo se ieri vi avevo fatto vedere nelle immagini di ieri. Comunque, eccola qua, finalmente tutta quanta libera. Adesso quello che vorrei fare oggi è devo capire se iniziare a pulire l'armadio, così inizio a portare cose, oppure pulire la cucina. Adesso vediamo, però intanto qua è tutto libero, così poi possiamo direttamente mettere il nostro letto e qua appunto il comò. E l'armadio, ecco, sarebbe da sistemare. Adesso vediamo un pochettino. Qua esatto ci sono io. Eccola, sempre presente. Ok, e da pulire e poi dobbiamo vedere per mettere altri ripiani. Adesso vediamo, perché così facciamo tutti i ripiani come ce l'abbiamo adesso, mentre di qua, e qua invece appunto ci sono questi cassetti. E quindi niente, adesso vediamo o qui o in cucina. Adesso
adesso vediamo il da farsi. Non so se iniziare qui appunto in cucina, vediamo un po', adesso ci ragiono sopra. Intanto mi metto il super maglione perché appunto qua fa freddo, sono 8 gradi e 6, quindi adesso mi metto il mio super maglione e iniziamo. Allora, lei intanto se ne sta lì bella tranquilla che guarda fuori, vero amore? Cosa c'è fuori? Amore bella, c'è il guantino. Che guarda fuori, che appunto è uscito anche il sole. Nel frattempo ho iniziato a pulire sopra, sono arrivata tipo fino a lì, ma devo, ho già dovuto cambiare l'acqua un sacco di volte perché diciamo che questo è il risultato. Mio Dio! Ovviamente poi qua tanto devo ridisinfettare tutto, praticamente passo la candeggina 50.000 volte al giorno, ma ricambiamo l'acqua perché direi che ce n'è bisogno, quindi ridiamo un'altra passata in modo che lì è completamente finito, poi vado di là, ma devo aspettare che Filippo, che come vedete poverino è infilato là sotto, devo aspettare che finisce perché praticamente sta smontando, sta cercando di staccare insomma tutte le spine per togliere questo, per togliere il piano di cottura, così poi quando arriva quello nuovo mettiamo quello nuovo, e quindi quando poi lui ha fatto vado avanti in tutta l'altra parte. Intanto magari volevo fare prima in alto e poi scendere così, ma intanto magari finisco tutta questa parte fin tanto che lui va avanti. E peraltro già che ha smontato qui devo dare anche una bella pulita là sotto, e però vediamo, finiamo prima sopra, poi magari faccio il sotto, una cosa per volta. Allora, ultimo aggiornamento, anche perché stiamo per andare via, che come vedete già si sta facendo un po' buio e poi abbiamo altri impegni. Allora, la cucina finita tutta, tra l'altro mi sta aiutando lui a finire perché poi abbiamo smontato tutta la cappa proprio pezzo pezzo, e quindi io mi sono dedicata proprio a sgrassare per filo e per segno tutta la cappa perché ne aveva proprio bisogno, quindi proprio pezzo pezzo. E quindi ecco, abbiamo finito tutta la parte alta, adesso prossima volta faccio proprio la parte interna perché per ora abbiamo fatto la parte sopra e la parte esterna. E poi vabbè, ci sono stati anche altri imprevisti, nel senso che poi alla fine ci siamo messi anche a fare altre cosine. E niente, adesso abbiamo già spento il camino, lei è sempre qua che si rilassa, tra l'altro ha già fatto la sua pappa, e quindi niente, direi che adesso ci avviamo. E niente, dicevo che adesso quindi ci avviamo, insomma, inizio a preparare le cose che dobbiamo riportare, insomma rimetto un attimino a posto le cose e ci avviamo. Direi di iniziare intanto a chiudere qua il vlog perché non ho idea, cioè col fatto che ho registrato un po' ieri un po' oggi, non ho idea di quanto ho registrato, se poco, se tanto, non lo so, quindi per sicurezza lo chiudo, poi tanto comunque semmai ne registriamo altri. E anche perché ecco, ogni volta che veniamo qua comunque registro, perché così almeno vi aggiorno man mano sul da farsi. Tra l'altro ho anche pulito questo divano qua, ok, mi manca soltanto la parte dietro, lo schienale, ma ho quasi finito di pulire anche quello, e poi mi manca quest'altro di qua, così i divani anche sono a posto. Comunque niente, intanto io vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video, per avermi fatto compagnia, spero di averne fatta anche io a voi, vi aspetto al prossimo e vi mando un bacione, ciao!